giubbotto Kiwi della linea Maxford, ma prima di parlare di questo Kiwi voglio parlare della nostra tabella taglie espressa in centimetri. Pigliate un vostro capo, chiudetelo come ho fatto io in questo momento e andate a misurare da lato a lato qual è la larghezza che vi può servire e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla destra. Parliamo di questo Kiwi, un discorso di un giubbotto estivo prettamente che deve intrattenere acqua e aria, disponibile in due varianti di colore, nel blu come vedete sul tavolo e mi sono permesso di montarlo sul manichino nel nero. Quest'anno questo Kiwi è stato un attimino rinnovato in quanto è stato usato le cerniere a contrasto per quello che riguarda il colore del giubbotto e per quello che riguarda poi il discorso del polsino, anche qui abbiamo un elastico con un piccolo contrasto in verde. Stessa identica cosa viene fatta al fondo e soprattutto nella parte del cappuccio, in questo caso anche qui il contrasto è in verde. Rispetto al modello precedentemente, questo Kiwi ha due tasche laterali, tutte e due con cerniera, ma poi questo ve lo voglio far vedere sul tavolo così vi faccio vedere anche l'altra variante di colore. In questo caso abbiamo il blu, dove il contrasto viene usato questo blu elettrico. Come vi dicevo, abbiamo due tasche, in questo caso ai lati, tutte e due tasche con cerniera. Queste sono proprio la praticità di quello che è questo modello Kiwi. Logicamente il Kiwi ha anche una sua caratteristica, quello di essere praticamente un capo che riusciamo tranquillamente a, come vedete, a mettere all'interno della tasca e trasportarlo col minimo ingombro. Che dire? Opa, mi esce la manica, perfetto. Taglia forte uomo lì. Siamo sempre una taglia avanti.